Allora, abbiamo parlato dei rifiuti, abbiamo accennato alla questione dei rifiuti con Emanuele Bonpan. Nel corso della settimana c'è stata una audizione presso la commissione Ecomafia in Parlamento, nella quale si è parlato per l'appunto di incendi di rifiuti. Il prefetto Laura Lega, capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Viminale, ne ha parlato ai parlamentari ed è in collegamento con noi. Buongiorno prefetto. Buongiorno, buongiorno a lei e ai ascoltatori. Allora, io appunto vorrei intanto ricapitolare un po' i termini e i numeri della questione nell'ultimo periodo, perché abbiamo avuto, ci è sembrato insomma, ecco, un momento in cui si incendiavano rifiuti in tutta Italia e poi adesso una situazione di calma. In realtà credo che ci sia un equilibrio in tutto questo, insomma le cronache, come sappiamo, sono monopolizzate un po' a periodi dall'una e dall'altra situazione. Com'è la situazione generale nel paese? Ma noi come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco disponiamo di una banca dati che ovviamente censisce tutti gli interventi effettuati su scala nazionale dalle squadre dei Vigili del Fuoco che intervengono per lo spegnimento in caso di incendi di rifiuti, e quindi abbiamo ovviamente una, come dire, un dato di contesto abbastanza chiaro. E confortante, me lo faccia dire, per quanto possa esserlo, il decremento che sostanzialmente abbiamo, sia per il rifiuto in termini generali, cioè dall'incendio del cassonetto rispetto al vero e proprio impianto di raccolta, registriamo che nel primo trimestre del 2021 rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno c'è stata una sensibile diminuzione nel numero complessivo degli interventi, che sono passati dai 2.821 nel primo trimestre del 2020 ai 1.893 nel 2021. Per quanto riguarda un dato con un focus più specifico proprio sui depositi e impianti di rifiuti, anche qui abbiamo una sostanziale riduzione. Se noi guardiamo addirittura dal 2018 al 2021, registriamo un decremento progressivo, perché i dati del 2018 su scala nazionale ci raccontano di interventi per 1.103 eventi, nel 2019 già calati a 923, 864 nel 2020, ovviamente nel 2021 registriamo solo i dati del primo quadrimestre, cioè fino al 30 di aprile, parliamo di 94 interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco. Il tema peraltro esiste, sì, ovviamente, con una come dire, anche una dislocazione diversa, no? A seconda delle varie regioni, e quindi anche con una situazione di diversità rispetto tra nord, centro e sud. Dipende anche dall'impiantistica che c'è tra nord, centro e sud. Dimentichiamo l'incendio del cassonetto, che è tutt'altra questione, ma certo, se parliamo di grandi depositi, la situazione è diversa sul territorio nazionale. Dipende anche da quello, immagino, statisticamente. Non c'è dubbio che il presupposto degli sversamenti, insomma, al di fuori del legittimo ciclo dei rifiuti, è da rinvenire molto spesso nelle insufficienze dello stesso ciclo, e quindi questo comporta chiaramente anche diversità tra aree geografiche che hanno situazioni di, come dire, di ciclo di rifiuti, di gestione di ciclo dei rifiuti diverse. Stavo ragionando anche su questo, che tante volte si pensa all'incendio di un deposito di rifiuti come esclusivamente un atto malavitoso, invece non è così, perché ci sono anche situazioni in cui accade. Il tema dei roghi dei rifiuti è un tema complesso, inevitabilmente, perché parliamo sia di incendi ovviamente dolosi, perché sono spesso e volentieri, insomma, la modalità con la quale si occultano ovviamente depositi opachi, depositi illegali, e quindi il rogo, il dar fuoco al rifiuto costituisce una modalità ovviamente illecita di smaltimento, con tutto ciò che comporta anche come danno ambientale e per i rischi per l'incolumità delle persone. Ciò non esclude che parallelamente ci siano anche casi non dolosi, ovviamente, che possono essere accidentali, non c'è dubbio, è una casistica che è presente anche questa. Certo, ieri sera mi ha molto stupito la sua osservazione quando abbiamo così brevemente parlato in vista di questo appuntamento di oggi,
sull'economia circolare, no? Io così nella mia ingenuità ho detto, beh, l'economia circolare, sottraendo un po' di rifiuti dal circuito, potrebbe magari migliorare la situazione. E invece lei mi ha posto il punto di vista del prefetto, che quindi è molto più approfondito. Vorrei che spiegasse un po' anche agli ascoltatori, perché è effettivamente potrebbe accadere anche il contrario, non ridurre gli incendi, ma... Ma l'economia circolare è sicuramente uno sviluppo della green economy, perché tra l'obiettivo dell'economia verde è la riduzione ovviamente di CO2, e quindi l'economia circolare è funzionale mai come oggi, no? Un'economia sostenibile, un'economia green. Mi consenta di dire che la sostenibilità ambientale rappresenta oggi proprio una priorità e lo sarà sempre di più negli anni a venire. E non c'è dubbio che su questo si devono modellare anche le politiche di sviluppo del territorio, quindi massima attenzione da parte di tutti, istituzioni e comunità, no, non c'è alcun dubbio. Ed è chiaro che il riutilizzo, il riciclo del rifiuto nell'ambito dell'economia circolare porta a far sì che non ci sia un rifiuto inutilizzato e che quindi con successivi danni. È anche vero che però è necessaria una massima attenzione, una tracciabilità, cioè il tema è che il rifiuto, se poi è esso stesso valore economico, sia per lo smaltimento illecito sia per altre formule, è necessario che sia attenzionato in maniera, come dire, estremamente impegnata. E su questo io devo dire che c'è comunque un'intensa attività sia di prevenzione che di contrasto agli illeciti nel settore del ciclo dei rifiuti da parte delle forze di polizia e di tutte le istituzioni che sono competenti. Certo, questo poi dopo ovviamente non rientra nel suo compito attuale, perché lei ha un dipartimento specifico, però esatto. Ecco, la tutela del rifiuto, tanto più se il rifiuto diventa prezioso per l'economia, va garantita, proprio perché altrimenti si interrompe anche quel circuito fantastico che vogliamo innescare dell'economia circolare. Senta, a proposito invece del vostro specifico settore, la collaborazione con ISPRA, la protezione civile, che lei indica nella audizione in commissione Ecomafie, che vorrete mettere in campo, su che cosa andrà a puntare? Noi siamo partiti da una riflessione che, per poter intervenire in maniera sempre più tempestiva e più efficace, è necessario ovviamente poter possedere una capacità di conoscenza da parte di tutti gli operatori, sicuramente da parte ovviamente dei vigili del fuoco, che sono chiamati a intervenire in caso di emergenza, ma c'è tutta un'attività di prevenzione che è estremamente significativa, e questo lo possiamo, come dire, in qualche modo raggiungere in maniera ancora più efficace nei prossimi anni, se a mio giudizio mettiamo a fattor comune i tanti dati che ormai possediamo. E in questa direzione stiamo sperimentando con il Dipartimento Protezione Civile e con ISPRA la possibilità di avviare la messa a fattor comune, in maniera ovviamente anonimizzata, non c'è dubbio, di quelli che sono i dati che ci consentirebbero di capire quali sono, per esempio, anche per quanto riguarda eventualmente siti di stoccaggio rifiuti ed altro, quelle che sono le situazioni potenzialmente di maggior rischio. Questo perché evidentemente poi l'operatore potrà intervenire magari anche con un'app, sapendo che in quell'area, in quel sito, c'è un certo tipo di rifiuti, c'è un certo tipo di situazione anche di rischio, e quindi consentendo ovviamente anche una qualità dell'intervento nettamente superiore anche per la messa in sicurezza dell'operatore stesso, oltre che ovviamente della comunità circostante. Perché adesso sono compartimenti che non dialogano direttamente? No, il dialogo è costante, assolutamente il dialogo è costante, c'è una collaborazione ovviamente che è come dire quotidiana e che è naturale. E si tratta ovviamente di moltiplicarlo, cioè di considerare in qualche modo la messa a fattor comune come un vero e proprio moltiplicatore che consenta ai vari attori, insomma, chiamati a far parte di questa sinergia operativa, di poter mettere appunto a fattor comune ciascuno i dati in proprio possesso, e quindi avere la capacità ovviamente di una governance anche maggiore del fenomeno. Certo, e poi un controllo sul territorio, penso all'ISPRA in particolare su certi versi, voi per altri, certo. La protezione civile, ognuno essere allertata, già, esatto, stiamo raggiungendo esatto. Il limite in un certo
una certa situazione, dice io so già tutto pronto nel caso in cui dovessi intervenire. Vabbè, diciamo un bilancio da un punto di vista dei numeri, ci diceva buono, da un insomma sempre viziato, troppo alto, sempre troppo alto, alto e purtroppo viziato dal fatto che l'anno scorso su tanti settori produttivi c'è stata una minor produzione di rifiuti, c'è stato tanto rifiuto civile, ovviamente meno industriale, quindi tutto sta a vedere quest'anno poi come arrivano le cose, ecco, faremo il bilancio a dicembre. Certo, noi il dato che abbiamo non è sul rifiuto, ma evidentemente sugli incendi e quindi sugli interventi effettuati per gli spegnimenti, certo. E quello che vediamo è chiaramente che nel 2020 c'è stata indubbiamente una contrazione notevolissima, ma appunto come accennava adesso abbiamo avuto una sensibile riduzione delle attività produttive, degli esercizi commerciali, penso solo alla ristorazione per esempio, e quindi è evidente che questo ha corrisposto anche a minori rischi. Dall'altra parte mi ricordo che c'era stato, cioè proprio perché eravamo tutti chiusi dentro, abbiamo dovuto stoccare più rifiuti in casa perché si sono bloccati per un certo periodo gli spostamenti verso l'estero. Sì, siamo stati un pochino messi alla prova, però certo le quantità erano inferiori. C'è un tema comunque complessivo di garantire un ciclo dei rifiuti che sia quanto più organizzato, razionale e quindi che ci sia un sistema in chiaro, legale, che quindi consenta di ridurre al minimo e progressivamente eliminare completamente cicli illegali poi sia di sversamenti che di smaltimenti. E poi a questo non può mancare ovviamente la necessità che si accompagni la crescita e una sensibilità di tutti noi come cittadini, insomma è una responsabilità che devono avere ovviamente le aziende, gli esercizi commerciali, tutti quelli che producono rifiuto, ma in primis lo stesso cittadino non può ovviamente essere fuori da un buon governo della Sì, esattamente. Prefetto Laura Lega, noi la ringraziamo davvero tanto. Grazie a voi. Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico, della Difesa Civile del Viminale. Buon proseguimento, buona giornata. Grazie anche a lei e a tutti. Buona giornata. Abbiamo una piccola